amiche, come state? Volevo dire buongiorno amiche, buongiorno amici, perché sicuramente ci saranno anche degli uomini che seguono. Dico sempre amiche, amiche, buongiorno anche amici. Ma le ragazze sono in camera qui e devo cambiare il letto. Infatti, dove ho messo le mie lenzuola? Ecco qui, stanno le lenzuola pulite che io adesso vado a cambiare. Bene ragazze, spero che vi sia piaciuta la diretta che ho fatto l'altro giorno. L'ho fatta così e come novità perché la volevo provare, così almeno non basta che mi vedete nei video, almeno mi vedete anche nel reale, cioè chiacchieriamo anche nel reale. Niente ragazzi, adesso appoggio sul cavalletto perché vorrei anche, se mi sbrigo, dare una spazzata qui e nel salotto, lavare qui e nel salotto, spolverare no, perché io guardate che faccio, vado con la manina, tocco. Non c'è polvere, può stare un altro giorno senza spolverare. Adesso, oggi così mi spazzo, mi lavo per terra. E niente, ragazze, in cucina c'è mia madre che si organizza la cucina. Ragazze, che comodità quando voi fate le pulizie e poi c'è la mamma che cucina. Invece, quando torno a Roma, devo fare il mondo, cucinare e fare le faccende, ma non mi perdo per niente perché quando mi organizzo, mi organizzo. Faccio come qui, per esempio, un giorno spolvero, un giorno lavo per terra, perché fare tutto insieme in una giornata non siamo delle macchine praticamente. Bene, ragazzi, e poi col fatto che io devo lavare sempre i piatti, quelli portano veramente tempo, non ti fanno fare nient'altro, specialmente in cucina. Infatti, quando vado, mi metterò a casa piano piano, me la pulirò, laverò le finestre, laverò le tende, cambierò, insomma. E poi cominciamo a pensare al Natale, che manca solo quanto un mese al Natale. Bene ragazzi, adesso appoggio sul cavalletto e io cambio il letto e lui sta tornando. Un bacio, buon giovedì. Thank you.
ragazze, eccoci qua. Ho finito di fare la cucina. Qui sotto, sotto il lavello, gli ho sistemato i detersivi. Lì dentro ho messo i tappi del lavello più le spugnette. Io riciclo praticamente le vaschette di gelato. Anche a casa faccio la stessa cosa. Mia mamma, a confronto mia, di detersivi ne ha pochi. Lei usa lo Smac, il Calinda, il Rio Cetamelo, l'ace sgrassatore, che questo l'ho comprato io, come sapete sono una fissata per i detersivi, il Vedo Chiaro per passare dopo, e niente, questo qua ragazze, lo svelto, che ve lo straconsiglio sempre, è buonissimo per le piastrelle, per tutto quanto. E niente ragazze, questo l'ho pulito adesso, e dietro anche le spugnette abrasive per le pentole. Ho pulito tutta la cucina, eccola qui, anche la macchinetta, guardate come luccica. E niente ragazze, adesso andiamo a fare la lavatrice. Thank you.